Facciamo una domanda facile. Chi sei e cosa fai? Allora, io sono Alan Simoni e vendo cose inutili ed illegali. Già facciano ridere, è bellissimo. Come vendi cose illegali? Nel senso che in Italia non si può fare niente, ma si fa tutto, Parliamo di tuning. come in tante cose, anche nel tooling, nel car styling, in come lo vogliamo chiamare, perché adesso la gente è un po' allergica alla parola tuning. Detta così, dobbiamo leggerla un po' tra le righe. Cioè, andiamo subito al sodo. Che intendi se qualcuno ci ferma? Ragazzi, buongiorno, bentornati. Si parla di tuning con il mio amico Alan Simoni, che finalmente è ospite qui al podcast. Sono molto felice di questo. Però noi Anche vogliamo andare al nocciolo subito. Tante volte ho ricevuto dei commenti su auto tunate, si può io. Sì, dire? sì. Ok. Come fai? Passa la revisione, se ti fermano, che succede? Ci spieghi un po' il tuo punto di vista, visto che tu sei un esperto in materia. Sono tantissimi anni che fai questo, raccontaci qualcosa. Ti dico, quando ti fanno quelle domande lì, è sempre la solita risposta, cioè non si può. Cioè, la macchina deve rimanere fedele all'originale con tutte le cose, però ci sono delle tolleranze che a volte vengono non considerate, a volte invece perché stai facendo l'asino, Ci soprattutto, danno giù di ecco, brutto, un ok. consiglio che voglio dare a tutti è quando vi fermano, se stavate facendo gli asini, perché tutti facciamo gli asini, Bisogna. No. è inutile aggredire, bisogna dire: ho sbagliato, scusate, ho sbagliato, e bisogna essere pronti a pagarne le conseguenze, Certo. logicamente. E anche evitare di omettere il fatto che lì sotto c'è No, qualcosa di cioè, non originale, a è chiaro, non è partire. che glielo dici, oh, ho fatto queste cose, queste modifiche, questo, questo, questo. No, però. Se te lo chiedono, distanziale, c'è la polizia e le forze dell'ordine sono a volte più esperti di noi. Ma certo, sono i nostri primi follower, È tra vero, è vero, virgolette, sì, nel sono senso grandi che. appassionati di motori, quindi Sì. ci sta anche avere un po', no? Quel dialogo, quel buon senso che dice sì, l'ho fatto, mea culpa. Tanto lo sanno benissimo e Esatto. sanno benissimo di che cosa si tratta e a volte ne sanno anche più di noi, quindi fanno finta di non vedere alcune cose perché se ti hanno fermato vuol dire che un motivo c'era oppure un semplice controllo di Chiaro. routine, però se è un'auto modificata ti fermano perché vogliono vedere se hai modificato nel giusto o se hai esagerato. Su strada con le macchine modificate, allora in generale sempre, ma con le macchine modificate, almeno nel mio caso, io vado sempre abbastanza piano, rimango sempre nei limiti. È quando vado a girare i video in strade che conosco, che sono praticamente prive di traffico, dove spingo un po' di più. Però di norma io quando sono sul Subaru, sul Mini, tendo a stare sulla corsia di destra a 90 km orari, anche in autostrada 100 all'ora, a volte mi fanno i fari per dire: oh, sgasa! Sì. No, meglio di no, non si sa mai. Però ecco, anche questo per me, che sono un po' più grande, Alan è giovanissimo, si vede, ma io che sono Sì, più grande, infatti, e ho due coetanei. figli, devo anche dare un messaggio: cioè non bisogna fare gli asini per strada. Questo è il primo punto. Secondo, e qui ti allacci tu, noi non possiamo resistere, cioè per noi il tuning è una roba che prima o poi in un modo o nell'altro va fatto. E io non ho mai avuto un'auto originale. Mai? Mai. Mai, mai, non ho mai girato con un'auto non Ma anche modificata. l'M2, per esempio, quella che guidi Tutto, tu, tutto, tipo, tutto. raccontami qualcosa. Ma la mia prima macchina è stata un BMW 320 diesel, ma avevo i cerchi da 18, Ok. per dire, A no? libretto li A portava, libretto, a ok. libretto li portava. Però li ho modificati, li ho messi della marca che vendevo all'epoca. Chiaro. E quindi io non ho mai avuto un'auto originale. All'epoca avevo un Golf 4, ho girato coi Bello. cerchi da 18 che non potevo montare, mi ha fermato, mi ha ritirato il libretto. Ah, ecco, vedi, quello è stato il caso in cui non è andata E bene. lì cosa Cioè, potevo fare? Cioè, lo niente. sapevo benissimo che stavo rischiando. 350Z Sì, due. pure. Due. Sia la prima versione che la 312. A lui piace l'Happy Tail, no? Quel codino che Skoda. Eh sì, eh Ti sì. ricordi Crazy Run, che era la prima Crazy Run che abbiamo fatto insieme? Con L'R M8, l'M8, mamma mia. Bene, sì. quindi ecco, tu hai fatto del tuning prima una passione e poi un lavoro. Questo è Sì. interessante perché
In Italia sei uno dei pochi. Sono fortunato, nel senso che non l'ho creata io, l'ha creata mio padre, certo, e la sto portando avanti. Quindi mi sono ritrovato tra le mani una cosa importante, e il mio incubo è sempre stato quello di, sai, come frantumare quello che ha creato il patrimonio creato. No, però è un incubo ci che credo ho tutt'oggi. Non è una grossa responsabilità che, quando le cose magari non vanno benissimo, si potrebbe tradurre in un incubo. Sì. Però fino ad oggi è cambiato tanto il mondo, Madonna, tantissimo. Papà è partito con i cerchioni? È partito, sì, fondamentalmente le cose fondamentali erano i cerchi. E pensa quanto si è sviluppata poi l'azienda. Sì, perché poi dopo sono nate le varie leggi che hanno poi proibito il fatto di montare i cerchi, perché all'epoca non gliene fregava nessuno che ci fosse scritto sul libretto il codice della gomma, e quindi tutti montavano i cerchi che volevano. Chiaro. Poi è uscito questo modifica del codice stradale, l'articolo 78, okay, che è molto generico ed è lascia libera interpretazione, quindi comprende i cerchi come qualsiasi altra modifica sul veicolo. E lì, finché va tutto bene, che torni a casa indenne, ok. Ma cosa succede? Il problema, io ho sempre pensato, se poi vai a sbattere e se fai un tamponamento, ok, quello può passare, ma se ci scappa il morto è un problema se c'è una macchina modificata. Questa è una domandaccia brutta, lo so. È molto brutta. Per quello io vado sempre pianissimo, sì, quando posso. Sì, ecco, può essere un problema importante, perché poi dopo, sai che le assicurazioni appena hanno un cavillo si attaccano e dopo non pagano. Quindi ok, quello, ecco, allora perché hai detto all'inizio del video che vendi oggetti illegali. Messa così fa ridere, dai, in realtà poi... Sì, sì, sì. Fa anche ridere che sono inutili, perché effettivamente... Per le nostre compagne lo sono, diciamo, ma mia moglie. Sì, sì, ma in generale, ma perché voglio dire, l'auto per la maggior parte della gente è un mezzo di trasporto che ti porta da A a B. Sì, vero. Siamo noi che siamo... Mamma mia, non potrei mai pensare. Malati. Io me lo porto da quando ero piccolo, proprio questa cosa qua. Sì, sì. E io lo vedevano i miei, che era una roba mia dentro, il fatto dell'amore per le auto. Non c'è la macchina perfetta, almeno quando uscivano da casa madre, per noi c'era sempre qualcosa da fare, soprattutto nei vecchi modelli. Tu guidi pure la Clietta, quella 1800, ci abbiamo fatto la Magnum. Beh, considera che mio padre, come tutti quelli dell'epoca, quando hanno sviluppato i prodotti, hanno sviluppato dei prodotti che oggi sono di serie. Cioè oggi vai a prendere le ultime auto sul mercato, lanciate sul mercato, cosa gli vado a fare? Ah, è vero, cosa tu parli del tipo dell'IP, delle canarze. Ma cosa posso fare? Hanno già i vetri neri, non hanno più le antenne, hanno già i cerchi in lega enormi, da 19 di serie. Sì. Hanno... Tutto, sì, tutto, sì, sì, tutto, sì, tutto. Sì, sì. Sono già bicolore, sì. Cioè, cosa puoi fare? Uh-huh. L'ultima novità che io ho saputo di recente è che la Ferrari SPA sta prendendo il settore del PPF. Sì, 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 sì. Incredibile. Cioè, quindi diciamo che le case auto non lasciano nulla al caso, no. Vogliono prendersi tutto. Sì, sì. Tutto. Allora il tuning è anche un po' la personalizzazione, rendere un'auto più particolare secondo i nostri gusti. È quello. Ok. È quello. È nato sia da lì. In termini motoristici, quindi certo, parlo motore, ma anche estetici. Certo. E poi c'è tutta la parte degli interni. Se consideri che ai tempi di quando ho fondato la Simone Racing, che è del 1987. Ok. In quei tempi lì mio padre vendeva il cofano, io mi ricordo che usavo lo skateboard, avevo tipo 6-8 anni, sì, andavo in magazzino che ce l'avevo sotto casa con lo skateboard e giravo in mezzo ai cerchi e ai cofani e mi sgridava sempre perché se cadevo, facevo un trick, cadevo su un cofano, piegavo il cofano della Mercedes e vendeva i cofani della Mercedes del SEC, sì, c'erano i classe E, classe C, che avevano la stella come mirino sul cofano, sì, e lui vendeva la trasformazione con la stella grande sulla mascherina, quindi eliminavi
quella che strappavano i pacifisti regolarmente, esatto, sì. E mettevano la stellona grande, sì, che è vero. E quella era una modifica che facevano tantissimo. Quindi si parte da lì perché volevano il tettuccio apribile, gli alzacristalli elettrici. Adesso sono tutte cose di serie, cioè una volta invece erano le macchine, diciamo la Golf, sì, che usciva serie 1, la rendevano come la GT. Ok. Quindi, è vero, è vero. Sono tutte modifiche che servono per abbellire e rendere l'auto originale più come le supercar, okay, che di solito le hanno già. È un bene o un male questa cosa, forse? Allora, per me è stato un bene, okay, perché sono stato fortunatissimo, mi ritengo di essere molto fortunato di essere cresciuto e vissuto in questo mondo e in quest'epoca, perché ho visto, sto vedendo l'evoluzione. Tu hai visto l'evoluzione proprio dagli inizi. Allora, tu hai iniziato il tuning a 18-19 anni? Sì. Hai visto l'evoluzione? L'ho visto anche prima, perché quando io andavo a scuola crescevo all'interno del magazzino Simoni, quindi... Chiaro. Quindi vedevo l'evoluzione, le varie cose. Mio padre all'inizio faceva il distributore, non aveva il suo brand, cioè Simoni Racing era un distributore di accessori, quindi distribuivo i cerchi Fon Metal, i cerchi Antera, poi non so, questi componenti estetici dell'Orciari, tutte cose che non facevano, non a brand Simoni. Cosa è successo? Che lui praticamente si è visto togliere delle concessioni di distribuzione da un giorno all'altro. Cioè gli arriva una telefonata e dice: ah, da domani non sei più il distributore ufficiale per l'Italia, è un altro, non hai più la mia roba. Molto rischioso, infatti. E quindi lui si ritrovava, gli è capitato 2 o 3 volte di rimanere con 3 gambe sulla sedia, cioè gli toglievano una gamba, quindi stava per cadere. Indigo. E diceva: ma perché io devo soffrire per altri? Aspetta che giusto, mi invento una cosa io. E iniziò a fare un pomello. Ok. Ah. Iniziato con un pomello. Quindi il primo pomello della Simoni Racing, cioè il primo... Tutt'oggi è sul catalogo. Ma va. È ancora uno dei più, cioè, venduti. Il primo gadget della Simoni Racing, primo, fu un pomello. Il primo ma prodotto, su questo catalogo? Sì, sì, sì. Ma va. Il primo prodotto è stato un pomello che è il Brio, che è questo qua. Ma pensate. Brio pelle. Fighissimo. Questa è la tua GT3 RS col pacchetto Waysack, sì, è la 991, sì, e questa non è un'auto, al di là dello scarico non hai fatto tanto tuning o forse qualcosa agli interni, non mi ricordo. Sì, ho cambiato il rivestimento dei sedili, ho messo la pellicola fumé sul vetro anteriore che non si può. Vedi, allora anche questa l'hai modificata. Niente, certo. Tu non ce la fai, no, per no, te no, no, io... non esiste non toccare. No. Okay. Io la devo personalizzare come piace a me. Certo. Come funzionava a questi raduni? Cioè, che cosa è successo poi nei raduni dove... L'evoluzione del tuning è cambiata tantissimo da quando me lo ricordo io, cioè da quando ho iniziato a lavorare, diciamo. Perché, diciamo, mi sono diplomato, sono andato subito a lavorare in azienda e ho iniziato a fare, già quando andavo a scuola andavo a fare le molle, andavo a fare i blister dei pedali, quindi perché ero un asino a scuola, quindi in punizione tutte le estati a lavorare, però mi è servito perché mi sono fatto un po' le ossa e ho visto tutti i processi aziendali, quindi certo, è stato molto utile. Sei stato sul campo. Esatto. E niente, quindi ho visto questa evoluzione che è andata da questi raduni, perché io ho iniziato a seguire questo mondo partecipando ai raduni, quindi avendo la mia macchina di tutti i giorni, che era appunto una prima BMW, poi ho avuto il Golf 4, e 1009 TDI, modificato proprio alla maniera tedesca, quindi kit estetico bicolore, vetri neri, filtro, centralina, modulo aggiuntivo, subwoofer, proprio tutto. Chiaro, tutto. Mega impianti stereo, robe così. Facevate un casino incredibile. Sì, 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 sì. E quindi ho fatto questa esperienza nei raduni che piano piano ho mollato, man mano passava questa moda dei raduni, perché
In pratica le forze dell'ordine sono arrivate a un punto che c'era questa caccia spietata a chi modificava le auto, che ha fatto smettere un sacco di gente appassionata e noi ne paghiamo le conseguenze, perché si consideri che quando è iniziato mio padre si poteva montare i cerchi, poi non si potevano più montare i cerchi, poi si è messo a fare i pomelli, i volanti, poi è uscito l'airbag. L'airbag ti proibisce di cambiare il volante, certo. Quindi lui anche lì ha dovuto ripiegare. Non è stata facile, certo. Non è mai stata facile, mai. E poi da lì sono uscite tutto il reparto, siccome niente volanti, niente cerchi, illuminazione, vediamo, cioè, lampadine blu, quindi vetro blu, lampadine blu, LED, successo devastante, importato dal Giappone, la Raybrig, vendavamo i LED blu col badile, alla settimana facevamo così, col badile, davamo via i LED bello. Polizia, il LED blu, è la luce blu, va solo per la polizia, vietatissimo. Quindi l'avete fatti incavolare da morire lì? Cazzati neri e quindi... Cazzati? E quindi... certo. Finito. E tutta la mania di tutti i raduni, l'autokisho, migliaia di persone, autodromi riempiti una volta l'anno, due volte l'anno, giro della Madonna, finito. Boom. Ecco, quindi questo lavoro devi essere sempre sul pezzo, essere sempre un po' avanti di testa, quindi creativo, portare nuove idee, perché non sai mai quanto può durare quel periodo. Super elastici. È un po' come gli algoritmi dei social di oggi che cambiano in continuazione. Cioè, fino a ieri mi ha funzionato il video, oggi non mi funziona più perché... Purtroppo oggi è così tutto. Tutto a due per. Anche la moda della modifica, cioè oggi va il volante racing, ieri andava il volante verniciato. E domani non si sa. Però è un po' tutto folle, Alan. Io leggo un periodo veramente è molto frenetico, non c'è spazio, tempo per apprezzare qualcosa, sedersi un secondo e godersi lo spettacolo. È un po' tutto di corsa. È molto folle, è molto veloce tutto il processo. Però allo stesso tempo noto questa cosa, cioè che i ragazzi giovani che si avvicinano a questo mondo hanno la possibilità di avere e studiare tutto nei minimi dettagli. Ho notato i ventenni di adesso che sono appassionati, che vengono ai raduni, di recente c'è stato il JCM, ho visto della gente lì che sa delle cose che succedono in Giappone che... io non so, certo, e sono stato là 3-4 volte al Tokyo Auto Salon. Ma sanno la storia, hanno una quantità di informazioni a loro disposizione impressionante. Quindi bene, ma da gestire. Sì. Cioè, può essere una grande risorsa, come può essere una cosa abbastanza deleteria, difficile, perché molta gente oggi, se tu chiedi cos'è la Momo, no, cos'è la Momo, la gente non lo sa, dice il casco. Momo Design è diventata famosa nella cultura generale come quello che fa i caschi, ma in realtà la Momo è quello che ha inventato il volante sportivo, è quello che ha montato il volante sportivo sulla Ferrari di serie, la F40 monta un volante Momo. Ma con questo cosa voglio dire? Che praticamente solo chi può approfondire online può trovare tutte le informazioni e sapere chi era realmente l'azienda, quale brand, ma oggi il brand non ha tutto sto valore, perché appunto la gente ignora queste cose, quindi oggi ha valore il bello, oggi deve essere bello, deve piacere, deve e ho visto tantissimo nel nostro mondo che se uno lo fa per primo questa modifica in questa macchina, tu
tutti lo seguono come un pecorone, come un gregge, sì. No? Se, quindi se uno nella Yaris GR monta l'assetto Hollins, alle tutti l'assetto Hollins, perché quello è quello che ha messo su lui, che è il numero uno che modifica quella macchina. Ma se quello lì montava un altro brand, tutti a seguire quel brand lì. Quindi... Okay. Tutte le cose. Sì, 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 certo. La gente fa così. Però deve funzionare quella modifica che si fa, eh? Certo, ecco, certo, quindi diciamo la bravura sta poi nel saper scegliere quale tipo di modifica fare. Verissimo. E cosa inventare di nuovo che non si è già visto. Verissimo. Perché verissimo. Effettivamente noi di cose ne abbiamo viste tante, di sì. Evoluzione, soprattutto chi come noi ha fatto più di un giro di boa per via dell'età e quindi è passato attraverso una cosa che magari si sta ripetendo in una chiave moderna, per un giovane è una roba nuova, per noi è già vista, che ha preso un'altra forma. Esatto. Tu hai testato i tuoi prodotti sulla Rossana. La Rossana, per chi non lo sapesse, è la NSX di Alan, che attualmente ha appena fatto delle modifiche anche sul discorso del cambio, sì. Cambio sequenziale. Mi hai detto che andavi più forte col manuale. Allora, a Misano è successa questa cosa. O sei un po' fuori forma, oppure sto lo sequenziale, sono. Ecco, lo perché sono. Non è possibile che vai più lento, sì. Col sequenziale. Sì. Un lavoro sì. Estenuante qui. Ci sono le prime sì. Fasi di questo grandissimo progetto, ma poi me la farai vedere, insomma, certo. che non la vedo da un po'. E hai provato i tuoi prodotti racing, quindi più racing sulla macchina. Ho costruito questa auto, che era stradale, l'ho resa da corsa, utilizzando solo i miei componenti. Di che parliamo? Dei sedili, del volante, degli sganci rapidi? Volante, sgancio rapido, mozzo, distanziali, ammortizzatori, che non li produco io ma li distribuisco. Chiaro. Tutto quello che produco l'ho installato su questa vettura. Ovviamente dove si può il cambio. No, certo. A livello di meccanica. Quindi sei stato proprio tu il l'ala tester? L'ala è quella che vendo io, per dire, l'aerodinamica, sì, sì, LED, sì, sì. Tutto. Chiaro, uh-huh. Chiaro. Quindi una prova sul campo. Sì, una vetrina viaggiante, tra virgolette. Noi l'abbiamo sempre fatto da quando io ho la patente. Abbiamo sempre preso delle auto e abbiamo reso delle show car, quindi okay. Delle vetrine viaggianti, quindi abbiamo sempre allestito delle auto che in quel momento erano in voga e le abbiamo costruite e modificate con i nostri componenti e poi date alla rete vendita, fatte vedere nei raduni, nei vari negozi che inauguravano all'epoca, quindi l'abbiamo sempre fatto. Mi sono spostato più sul racing perché dopo aver fatto i raduni era un po' scemata questa cosa, mi sono dato alle corse proprio, mi sono innamorato, ho avuto la possibilità, la fortuna di iniziare a correre, di riuscire a far gare nei monomarca, nel turismo, come a me è sempre piaciuto, che sono sempre stato innamorato di Tarquini, Larini, del Tocca Touring Car Championship, tutte queste cose qua. E ho cercato di inseguire quel sogno lì, ci sono arrivato quasi vicino, ma poi dopo ho mollato, ho ripreso le redini dell'azienda e dopo... Perché l'hai mollato però? In due parole. L'ho mollato perché fondamentalmente era diventato proibitivo investire in quel campo. E come in tutte le cose, uno su mille ce la fa, quindi io sì. Lì ci ho provato, certo, sono arrivato a un ottimo livello, sono certo. Molto soddisfatto di quello che ho raggiunto, dei traguardi che ho conseguito, però ho anche capito e realizzato che più di lì okay. Non potevo fare, non diventare un pilota ufficiale bisogna dedicarsi in una maniera diversa. Io tutto sommato ho sempre avuto un po' il freno a mano tirato perché dicevano vieni qua che c'è da far bene e non andare di là e quindi ci sta, giusto. Comunque la tua soddisfazione, le tue soddisfazioni te le sei prese. Assolutamente sì, bene. Qualcosa da raccontare ai nipotini ce l'ho. Sì, anche qualche video dai online. Sì, sì, bene. Sì. A proposito di questo, sì. Mi dici, è una curiosità mia, non c'entra niente con il podcast, ma
Dimmi una o due macchine stradali e da pista che hai guidato che sono le tue preferite e perché, se possibile. Allora, iniziamo dalla pista. A livello affettivo, la Clio Cup. Ah, non me lo sarei aspettato, giuro. A livello affettivo, perché è stata la mia scuola. Ok. Che bello. Ho iniziato nel turismo con l'Alfa 156, poi sono passato all'RX8 Cup, dove ho vinto il campionato. Poi sono andato nel campionato più difficile e più formativo ancora oggi, che ci può essere, che è la Clio Cup. Mi sono messo in quel calderone, mi hanno fatto pelo e contropelo. Me l'hai raccontato all'inizio d'anno. Uscendo da vincente con un campionato di un posteriore che ho vinto, vado in un campionato anteriore convinto di essere fortissimo, top 5. Certo. Non dico vincere, ma top 5, no? 14esimo. Madonna. Prima gara, 14esimo. E io ho detto, ma ora non so fare a guidare. Infatti era così. Ma perché è diversa la guida tra posteriore e anteriore? Perché loro sono molto scafati. Sì, molto diverso correre con un anteriore o con un posteriore, ma soprattutto il livello dei competitor era molto alto. Gente conosciuta o meno conosciuta, chi è nel mondo sa dei vari nomi dei più forti che ci sono in Italia, però... diciamo che era molto molto tosta, molto tosta. Qual è la differenza principale tra un anteriore e un posteriore in pista, se si può esprimere in pochi secondi? Sì, è come si affronta la curva, okay, e come si deve dare il gas. Cioè? Cioè, con il posteriore le curve vanno spigolate. Ok. No? Perché tende a andare in sovrasterzo, quindi io devo cercare di frenarla, girarla e accelerare. Ok. Invece con l'anteriore bisogna essere molto di più sulle uova, cioè entrare molto più forte in curva, perché il sedere deve scivolare per farti... Quindi serve tanto grip davanti per perdere un po' il dietro? Serve poco grip dietro. Quella è la cosa fondamentale. Nell'anteriore, per avere poco grip dietro, davanti deve essere molto impegnata. Che quella ce l'hai sempre. È ovvio. Ce l'hai sempre, anche nel posteriore. Quindi, devi avere tanto perché davanti. Chiude il posteriore e poi puoi spalancare posteriore prima. Scivolando ti aiuta a chiudere la curva e a finire la curva volante dritto. Se tu finisci la curva volante dritto, spalanchi e trasmetti la trazione. Quindi il posteriore deve chiudere prima che finisce la curva, avere le ruote dritte e spalancare il gas, esatto, ho capito bene? Ti deve aiutare. Perché hai detto in ingresso curva un po' sulle uova, se in realtà entri più aggressivo? Perché devi entrare più forte, si alleggerisce il posteriore, okay, quindi per quello è sempre... Ok, la sensazione. La sensazione di essere sulle uova da matti. Bello. Con l'anteriore, quindi l'anteriore deve scivolare. Ti è servito quindi questo campionato col Clio Cup? Tantissimo, ma anche a livello di... essere smaliziato, i trick, i trucchi, quella frazione di secondo prima di accelerare, incollarsi, spingere. Che spettacolo. Meraviglioso. Bello, mi sarebbe piaciuto vedere una delle tue gare. Ok, quindi bene. Dopo da lì, quindi Clio, amore per questa cosa. Poi devo dire che forse una delle più belle in assoluto è stata la Megane. Ma va? Cup. Caspita, certo. Che era quella col cambio già al volante. Quindi stiamo parlando anni 2000. Sì. Anni... No, primi? scusami. Anni 2010. Certo. Scusami. Sì, sì, no. Infatti immaginavo dicessi 2009. 2009-2010. E quel monomarca lì che aveva la frizione a dito, difficilissimo partire perché aveva il cambio sequenziale, perché prendeva tutta l'elettronica dal Formula 3000, okay, dal Renault 3000, e quindi avevi la frizione a dito come in un Formula e poi cambiavi col sequenziale al volante. Anche quella ha un posteriore che tende a sovrasterzare la Megane. Quella Megane lì era posteriore. Ma va! Eh sì, perché era proprio un Formula su telaio tubolare con la carrozzeria di vetroresina. Quindi era proprio un concetto nuovo, non era più come la Megane di una volta che era anteriore, molto stradale. Quello era proprio... Bello. Montava il motore della...
della R35, la Nissan. Minchia. Senza i turbo. Quindi era il 3005 Nissan, che però era già stato acquisito da Renault, e quindi montavo quel motore lì. Comunque sei rimasto in Francia, sia per le due esperienze pistaiole. Poi le auto preferite. Sì, amore, cioè per me una delle più belle in assoluto e più fisiche, più dure, più toste è il Porsche Cup. Mm. Carrera Cup, quella è esagerata, caldo, fatica. Devastante. Anche lì livelli altissimi come nella Clio Cup a livello di bagarre e cose. Ho un video di un mio camera car che partiva indietro perché mi si era rotto il cambio, la gara prima e gara 2, dove faccio 8 sorpassi a Imola, che è impressionante. 8 sorpassi? 8 sorpassi in un giro. Madonna. In un giro, proprio in partenza. A fuoco? Bellissimo, bellissimo. Con botte da orbi, destra manca, bellissimo. Che no, poi che c'hai questa personalità, sei una persona tranquillissima, sempre estremamente pacato. Poi quando sali ti cambia completamente l'approccio. Me l'hanno detto in tanti, me l'hanno detto gente vicina a me, che quando salgo sul simulatore, che quindi hai la capacità, cioè mi puoi vedere in viso, che mi dicono che cambio espressione, proprio cambio, divento un'altra persona. Riesci a concentrarti, entrare nella parte. Bello, e questo succede anche. Io sono stato in macchina con te in pista, mi sono divertito molto. Sì, sì, sì. Ok, allora le due auto... Beh, qui ecco, qui stiamo a Imola, e quando avevi ancora il cambio manuale sulla Rossana. Sì, esatto. Questo ti ricordi come andava via? Poi però sulle curve ti riattaccavi sempre. Quella sì. Perché c'è una bellissima percorrenza curva sta macchina. Esatto. Guarda che spettacolo. Esattamente. Allora, Alan, invece le due auto stradali che ti sono piaciute di più da guidare e perché? Lo sai benissimo. Io sono per il GT3 RS. Per me... È davvero difficile... Meglio di quella non ce n'è. L'altra, come daily, cioè come apoteosi, il GT3 RS, come daily l'M. Ok. BMW M, che sia M3, M2, l'M è tanta roba. Bene. Tanta roba. Bene. Tanta roba perché è un posteriore, perché c'è perché comfort, sì, velocità, divertentissimo, telaio della Madonna, divertimento. Divertimento. Poi sì. Puoi sempre la cosa bella è che puoi caricare 4 persone. Sì. Cioè tu hai una supercar, una macchina da fare quello che vuoi, perché puoi fare quello che vuoi, però hai anche i passeggeri, quindi hai baule. Fatti l'M3 Touring come prossima M. Mamma mia. Te la consiglio. Hai visto il video che ho fatto, sì, di recente? Visto. Ok. Certo. Bene, ok, ottimo. Io tra le auto da pista, che sai che ho pochissima esperienza, allora, come... Se mi facessi la stessa domanda a me, quali sono le tue auto preferite da pista? Io quali ti dico sono la Rossana. Le tue auto da pista? Bastardo. La Rossana. Ma sai perché? A parte Alan, che suono che aveva questa macchina. Mamma poi io non mia. Sono riuscito a guidarla per quel problema al cambio, mi è rimasta proprio qui. Però dai, ci sarà occasione. Mi fa impazzire perché è una macchina, oltre che si guida fortissimo, così come l'hai fatta tu, è proprio bella. Cioè ragazzi, questa è la copertina del tuo catalogo, e c'è lei. Una macchina stupenda, filante, meravigliosa. Quindi dalla mia bassissima esperienza in pista ti dico che la Rossana per me rimane un bel chiodo fisso. Ora ho una 147, poi te la faccio vedere più tardi quando chiudiamo il podcast, ti ci porto. Era un mio sogno fare il monomarca della 147 Cup. Non si sa mai nella vita, si può sempre organizzare qualcosa. Bellissimo, perché quando facevo le Clio, no, quando facevo il CVT era in concomitanza col 147 Cup, che era un campionato. Che bella, fantastico, che bella. Fantastico. Ma poi che bella poi che è europeo, era molto tosto anche quello, bellissimo, bellissimo. E quindi tu hai, non è un GTA, un 147? No, è uno swap del 1400 T-Jet. Ah, ok. Dopo ti faccio vedere. Interessante. E quindi perché hai fatto la Rossana? Il motivo è dimostrare che con i miei componenti si può fare un'auto da corsa. Perché? Perché i miei articoli erano montati... sono stati molto utilizzati nel tuning, quello che oggi non si vuole più chiamare tuning. Ok, cioè? Quindi
L'evoluzione, ci riallacciamo al discorso di prima, l'evoluzione del tuning è stato che c'era il tuning che racchiudeva un discorso generale, tutto c'era, quindi tedesche, giapponesi, italiane, supercar, pocket rocket, tutte c'erano nel tuning, ma era un tuning soprattutto estetico e hi-fi, e racchiudeva tutto. Adesso invece come si è evoluto? Si è evoluto che in Italia la parola tuning è bandita perché ricorda quelle punto GT, le punto GT, gli stereo, i tamarri, quella cosa lì, che però tutto sommato ha un sapore un po' particolare, perché è bello anche ricordare quegli anni lì. Però è cambiato, ed oggi ci sono tante nicchie, cioè il tuning è rimasto, ma c'è il JDM, dei giapponesi, da sole, marche, prodotti, tipi di auto, sono in un contesto. Poi ci sono lo stance, sospensioni pneumatiche ad aria, carrozzerie super lisciate, tenute qua, praticamente tutto originale, tutto ripristinato, ma tutto molto basso, cerchi piccoli con la gomma che tira tipo German style, quindi quello è lo stile stance. Poi c'è lo stile racing, poi time attack, questo è un'altra frontiera, quindi tanti mondi, no, che si distinguono l'uno dall'altro. Prima non era così, c'era tutto. Infatti prima tu anche sul catalogo, che è cambiato un po' negli anni, c'era una sezione dedicata al racing. È vero, sì. Sì, sì. Che sono stato costretto ad abbandonarla perché sì, ho voluto dimostrare questa cosa qui, però quando tu ti metti a confronto con brand molto più potenti dal punto di vista mediatico, e che sono montati di serie sulle auto da corsa di tutti i giorni, tutti presenti con lo stesso, con un prodotto molto simile allo stesso prezzo. Ah, ok, ho capito che vuoi dire. Non riesco a vincere. Tipo un sedile Sparco con un sedile Simoni Racing, una cosa del genere. Esattamente. Due sedili FIA, uno Sparco, uno Simoni. Stesso prezzo, non riesco a vincere, perché io non sono loro sono verticali proprio in quella roba, certo, lì. Sì, certo. Sì, tu fai. Sono nati lì, sono loro territorio. Chiaro. Loro territorio. Chiaro. Quindi io ho voluto andare a pescare qualcosina, ma quando io sono al loro stesso livello, il loro brand è più potente del mio. Ci sta, giustissimo. Ultima domanda, con Fast and Furious mi vuoi raccontare una storiella velocissima? Poi facciamo vedere i distanziali che mi hai portato per la S3 che è giù, se la voglio un pelino più, come si dice? Personalizzare. Oggi la nuova parola, ragazzi, non è più tuning, ma è personalizzazione. Esatto. Dai, Fast and Furious, facci tornare un po' indietro. Cosa hai fatto? Che è successo? Sempre nell'evoluzione del tuning, finiscono tutti i vari raduni e quant'altro. Led Blue, forza dell'ordine, distrutto tutto. 2001. Fast and Furious, nasce Fast and Furious. Nuova frontiera, inizialmente ebbe un grande successo, poi dopo il 3 che era Tokyo Drift, quindi Fast and Furious, Too Fast, Too Furious, dove lì c'è stata la prima volta i miei prodotti. Esatto, Too Fast, Too Furious. Ok, lì volevo arrivare. Già lì, poi c'è stato Tokyo Drift e poi tutti quelli che nessuno si ricorda, 4, 5, 6, sì, 4, 5. Un po' scemato. Un po' scemato, era solo diventato un picchiaduro. Era una roba un po' diversa. Poi nel 6 è ritornato e lì è esploso. Il 6 è esploso, che poi è stato quando è morto Paul Walker, e da lì è stato veramente l'apoteosi. Comunque, cosa è successo? Che in quegli anni lì, quindi stiamo parlando, è uscito nel 2001 il film, però erano iniziate nel 99 le riprese. Avevo un importatore in America. Questo importatore che era Koenig Wheels, che faceva, come no, faceva i cerchi in lega in americano, è abbastanza famoso, c'è ancora oggi, e distribuiva i miei prodotti in America. Ah. E quindi aveva creato l'auto di Tyrese
il nero, l'amico fraterno di Paul Walker, con l'Eclipse Cabrio. L'Eclipse Cabrio, in pochi lo sanno, era nata gialla e viola, non grigia e viola. Ok. Gialla e viola, però sono i colori dei Lakers. Vero. Dei Los Angeles Lakers. Lui detesta i Lakers. Quindi quando l'ha vista ha detto, no, io su quella macchina non ci salgo. Cos'è successo? Che quindi l'hanno dovuta riverniciare, rifare di estetica grigia e viola. Chiaro. E il mio importatore aveva l'X3, il volante, quello quadrato, tipo formula, verniciato argento come l'auto che l'hanno fatta argento e viola. Quindi il mio importatore ha messo i suoi cerchi cromati con il mio pomello Winner, la leva freno a mano e il volante su quell'auto lì. Da lì la produzione si è sempre rivolta a noi per personalizzare un'auto del film, tranne appunto Tokyo Drift 4 e 5, ma dal 6, dopo in tutti i Fast and Furious c'è stata una mia presenza nei film. Fantastico. Nei sedili, volanti e quant'altro. Beh, quella è stata una grande pubblicità, eh? Sì. Beh, devo dire anche. Quello è un buon posizionamento. Come brand awareness ha fatto tanto. Tanto, certo. Certo, prospettive per il futuro? Ti viene l'ansia a pensare che un domani dovesse finire il mondo del tuning in termini lavorativi o... Allora, un po' sì, nel senso sono spaventato di quello che sarà il futuro, nel senso che la personalizzazione della vettura rimarrà per sempre, non finirà mai questa cosa qui, perché ognuno di noi comunque vuole essere... essere rappresentato in una certa maniera con il proprio io, sì, perché fondamentalmente è una forma d'arte, sì, cioè uno si personalizza l'auto secondo i propri gusti, uh-huh, quindi ogni auto è un po' diversa dalle auto, anche se si utilizzano gli stessi componenti, però uh-huh, ognuno cerca sempre di distinguersi a suo modo, no? Uh-huh. E quindi questa cosa qua ci sarà sempre per sempre. La cosa però che mi spaventa è che oggi stiamo veramente vivendo un periodo di transizione, di rivoluzione dell'automobile, completamente, sì, perché non si capisce bene questi signori qua cosa vogliono fare con l'elettrico, mica elettrico, l'ibrido, il plug-in, quindi su delle macchine totalmente elettroniche, dove tu non hai più il filtro d'aria, lo scarico, i radiatori, no? Cioè, cosa vai a fare? Avremo modo di parlare anche di questo in un futuro podcast sull'evoluzione. Certo. È vero, Alan, quindi lì sì, chissà che poi veramente si rifaccia tutto al discorso puramente estetico. Esatto, estetico e di arredamento interno. Perché però poi diventano solo dei rigori, non lo so, sai. Perché fondamentalmente su una Tesla tu gli cambi i tappetini, gli puoi rifare gli interni in pelle, la puoi wrappare, gli puoi mettere i distanziali. Finito. Sì. Però dai, allora, l'era di Simoni Racing di qualche anno fa era sicuramente più appassionante. Vedi anche il progetto che abbiamo appena fatto, vi lascio qui in alto a destra una scheda del cinquino swappato, sì, quella sì, è una macchina che hanno preso, hanno rifatto totalmente, dentro no, è stato messo tutto. Rimangono, certo, queste auto rimarranno. E però lì hai proprio, sei ripartito da zero, cioè hai aperto il catalogo, hai sfogliato e hai detto ok, questo sedile, questo pomello, esatto, questo sì, terminale sì, di scarico, sì, questi tubi, questi filtri, e i sedili, l'abbiamo già detto, il manometrino, perché ecco, il manometrino, l'olio, i pedali, esatto, cioè tutto, sì, ecco, sì, sì, tra l'altro erano proprio questi qua, sì, ecco lì, bello, una bella macchinetta un po' vecchiotta, sulle auto nuove che effettivamente è un po' più difficile. Sì, sì, sì. Un po' di nostalgia mi viene. Ma non vogliamo assolutamente farvi stare male, ragazzi. Assolutamente. Anche perché adesso io e Alan ci andiamo a fare due belle fettuccine. Sei in dieta? No. Di traverso. E poi ti inviterò, sì, lì c'è una cucina, a fare a cena dal pilota. Non vedo l'ora. Io ti propongo una macchina. Anzi, no, tu mi proponi il tortellino. Io cerco di abbinare la macchina. Qual è la macchina giusta da abbinare al tortellino, secondo voi? Ah, beh. Io mica lo so. E come no? No,
Non mi viene in mente sì, niente. Dai. Già ci stai pensando. Forse deve essere una cosa in Emilia Romagna. Cioè, non è che si può. Capito, però la macchina in Emilia Romagna, che vuol dire? Cioè, allora bisogna abbinare una macchina al tortellino. Certo. Cioè, certo. Facciamo un video, parliamo di una macchina. Ce l'ho io? Tu? Lamborghini deve essere. Ah, ok. Sant'Agata Bolognese, Bologna, Tortellino. Bisogna trovare una Lamborghini, ragazzi. Qua. Qualcuno si offre volontario, noi la trattiamo bene, coi guanti. Sì, soprattutto lui. Boh, ragazzi, grazie di essere stati con noi fino a qui. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Andate a seguire l'ottimo Alan Simoni sui suoi profili, sia quello personale ma anche quello di Simoni Racing Official. Sì. Ve li lascio qui sotto in descrizione. E è stato bello stare insieme. Spero che questa chiacchierata sia stata utile, soprattutto per quando vi ferma la polizia. Ecco. Sì, dai. Fate i bravi, mi raccomando. Sempre, sempre. Educazione. Sì. Portare rispetto. Rispetto. Ciao. Ciao.